Investita da un ampio intervento di restyling lo scorso anno, la Mégane Coupé Cabriolet propone da aprile una gamma ben definita in due versioni, Wave Edition e Floride. Le caratteristiche dell'auto rimangono le stesse, indiscutibile comfort sulle poltrone anteriori grazie ai centimetri in lunghezza e larghezza in più, un po' meno sulla seconda fila, specie quando vige la configurazione coupé. Prezioso l'hard top, capace di trasformarsi in un'affascinante doppia lastra di vetro scuro che assorbe fino al 35% della luce esterna, per lasciare entrare il cielo nell'abitacolo, senza cuocersi la testa anche quando si viaggia tutto chiuso. La marcia con il vento tra i capelli risulta sempre piacevole, anche a velocità sostenute e con i finestrini abbassati. Il lavoro sull'aerodinamica e gestione dei flussi d'aria è stato svolto alla perfezione. La versione Floride si distingue per la sua spiccata eleganza, con carrozzeria beige e interni rosso avorio, e per il suo notevole corredo tecnologico. Climatizzatore automatico Bizona, cruise control, freno di stazionamento elettronico e navigatore integrato TomTom. Rimaniamo in Francia, ma passiamo in casa Peugeot. Presente nell'elenco delle top 10 più vendute in Italia con ben due modelli, la 207 Coupé Cabriolet e la 308 Coupé Cabriolet. Parliamo proprio di quest'ultima, un successo consolidatosi nel tempo e costruito su una linea non banale e su una lista di contenuti davvero ghiotta. Innanzitutto il tetto si chiude in 20 secondi e fino alla velocità di 12 km all'ora, a differenza della Mégane che deve essere invece parcheggiata per cambiare configurazione. Inoltre, su Peugeot 308 l'abito cabrio non va tolto dall'armadio ai primi freddi. La nuova arrivata monta un sistema di climatizzazione intelligente che tiene conto della temperatura esterna e dell'irraggiamento per creare la temperatura ideale.